Allora, vediamo alcuni esercizi ed esempi pratici sulle grandezze finanziarie. Allora, ad esempio, vediamo questo esercizio qui. Sapendo che R di XY è uguale a 1,07, calcolare le altre grandezze finanziarie. Allora, che cos'è R di XY? Abbiamo, diciamo, l'orizzonte temporale della nostra operazione finanziaria, x è il tempo iniziale, y è il tempo finale. Se consideriamo l'operazione finanziaria come un'operazione di investimento e al tempo x investiamo 1 euro, al tempo y, per definizione proprio di montante unitario, delle x, y, montante unitario, otteniamo 1,07. Questo è il significato di questo 1,07. Dobbiamo calcolare le altre grandezze finanziarie. Beh, se al tempo 1 investo 1 euro e ottengo R di XY in montante unitario, è evidente che R di XY meno 1 è il guadagno unitario, cioè unitario in riferimento ad 1 euro al tempo x, che chiamiamo i di xy, fa 0,07, cioè il 7%. Oh, attenzione, un discorso che abbiamo detto anche nella lezione teorica, che adesso R di xy e di xy non vanno viste come funzioni di due variabili, ma diciamo l'orizzonte temporale della nostra operazione è xy, x è fisso, y è fisso. Quindi per il momento questo è semplicemente il montante unitario legato a questa operazione, eh? Non è una funzione, non è la funzione del montante unitario. Va bene, questa operazione noi la possiamo vedere anche in termini di operazioni di anticipazione, cioè se al tempo y ho 1 euro, quanto mi viene anticipato al tempo x? E lo chiamiamo v di xy. Come lo trovo? Posso impostare una semplice proporzione. Cioè se 1 sta a 1,07, v di xy sta ad 1. 1 sta questo, come questo sta questo. Una proporzione. Questa proporzione cosa viene fuori? Che v di xy è uguale a 1 per 1 fratto 1,07. Cioè v di xy è l'inverso di r di xy. E quindi abbiamo calcolato un'altra grandezza unitaria e il risultato verrà 0,93457M4. Poi, se V di XY è 0,93457M4, 1 meno V di XY, cioè meno il capitale che mi è stato anticipato, mi dà la grandezza dello sconto unitario, cioè quanto mi è stato tolto da questo euro che avevo al tempo y per anticiparmi v di xy. Quindi 1 meno v di xy che è uguale a dxy è uguale a, vediamo il risultato, a 0,06542 che in termini percentuali è 6,5421%. Faccio subito notare che lo sconto unitario viene sempre più piccolo dell'interesse unitario. Questo diciamo, ha un significato, viene fuori dalla formula che lega I e D, che adesso vedremo. Però per il momento ecco, è importante da un punto di vista anche della verifica delle operazioni, che il D è inferiore a I.
poi che V venga minore di 1 e che R di XY sia maggiore di 1. Questi stessi calcoli, quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo calcolato I di XY come R di XY meno 1. Poi abbiamo calcolato V di XY come 1 fratto R di XY. E infine abbiamo calcolato D di XY, lo sconto unitario, come 1 meno V di XY. Evidente che potevamo fare i calcoli anche, diciamo, potevamo trovare tutte le grandezze in funzione di R, perché I va bene in funzione di R, V in funzione di R, D è in funzione di V, ma siccome V è 1 fratto R, l'avrei potuto anche trovare come 1 meno su R di XY. Esistono relazioni tra tutte le grandezze finanziarie, cioè nel senso che io in funzione di R posso trovare I, V e D, ma anche il contrario, in funzione di I posso trovare R, V e D, e così via. Io l'ho proposto in questa forma perché in questa forma, diciamo, si capisce meglio anche il significato finanziario di queste grandezze, quindi ho preferito esprimere D di XY con 1 meno V di XY perché si capisce meglio che questo è lo sconto, cioè quanto mi tolgono da 1 euro per avere V di XY. Vediamo qualche altro esempio. Ad esempio, l'esercizio 2. Esercizio 2 dice: 21 agosto 2011 ho investito 25.000 euro, oggi ritiro la somma di 25.450, calcolare l'interesse prodotto dall'operazione finanziaria, l'interesse unitario, il montante unitario, il valore attuale unitario, lo sconto unitario. Allora, come prima, abbiamo x e y. Solo che al tempo x non abbiamo più 1 euro, ma 25.000. E al tempo y abbiamo 25.450. In genere questo viene indicato con la lettera P, e 25.450 è il montante con la lettera E. Che relazione c'è tra P ed M? Vale sempre una relazione, diciamo, di proporzionalità. Prima ho visto che se al tempo x avevo un euro, al tempo y ottengo r di xy. La proporzione 1 sta r come al tempo x c'ho p, al tempo y c'ho m. Viene fuori quindi che m è uguale a p per r di xy. Una relazione, diciamo, di proporzionalità. È ovvio, la formula inversa è che R di XY è uguale a M fratto P. La relazione di proporzionalità la possiamo vedere anche con V. Abbiamo detto che se al tempo X abbiamo V di XY, al tempo y abbiamo 1, quindi v di xy che sta al tempo x sta a 1 che sta al tempo y, sempre come p sta ad m. Di conseguenza la proporzione dice che p è uguale a m per v di xy. Anche qui è immediata una formula inversa, che v di xy è uguale a p fratto m. Vedete, R è M fratto P, V è P fratto M, quindi vuol dire che R è uguale a 1 su V, o che V è uguale a 1 su R, ma questo l'abbiamo già visto anche nell'esercizio precedente. Va bene, però andiamo in ordine. Mi premeva far vedere subito, diciamo, la relazione di questo esercizio con l'esercizio precedente. Però
Andiamo in ordine con quello che ci chiede l'esercizio. L'esercizio ci chiede al punto A prima l'interesse prodotto dall'operazione finanziaria, cioè ci chiede i grandi. Il grande, ovviamente, se ho investito 25.000 e ottengo 25.450, sarà dato da NP, quindi sarà dato da 450. L'esercizio mi chiede l'interesse unitario, quindi I piccolo, cioè mi chiede quant'è il guadagno se come capitale iniziale considero un euro, quindi IDXY. Allora, IDXY quindi è il guadagno per unità. Se questo è I grande 450, che è il guadagno su 25.000. Se voglio sapere invece in riferimento ad un euro, devo dividere per 25.000. Cioè il dxy in pratica lo ottengo come I grande fratto capitale iniziale. Questo andiamo a vedere il risultato. Il risultato è zero virgola zero uno otto per cento, cioè 0,018, quindi 1,8%. L'esercizio mi chiede il montante unitario R di XY. Allora, il montante unitario sarebbe questo. Abbiamo già visto che lo possiamo quindi ottenere come M fratto P. Ma ricordando l'esercizio precedente, il montante unitario è ciò che otteniamo, il montante al tempo y a fronte di un euro investito al tempo x. Ma siccome ho già calcolato quant'è il guadagno di un euro, è chiaro che R di xy posso calcolare anche come 1 più I di xy. Quindi o lo faccio in un modo o lo faccio nell'altro, ottengo ovviamente 1 più 0,018, 1,018. Poi l'esercizio mi chiede il valore attuale unitario e lo sconto unitario. Allora, il valore attuale unitario, quindi V di XY, e già abbiamo visto che lo possiamo trovare come P fratto M, e quanto viene? Viene 0,98232, e infine lo sconto unitario D di XY. Abbiamo imparato dall'esercizio precedente che lo possiamo ricavare come 1 meno V di XY, oppure se lo vogliamo ricavare da P ed M, lo sconto unitario che cos'è? È lo sconto, quindi vedete lo sconto in questa operazione è, se io la vedo come un'operazione di anticipazione, e al tempo y ho 25.450. Quanto mi viene dato al tempo x? 25.000. Quindi lo sconto è sempre meno p. Da un punto di vista numerico, lo sconto o l'interesse sono uguali, sempre meno p. Quindi lo sconto, che però si indica con D grande, è sempre meno p. Lo sconto unitario è lo sconto rapportato al capitale da scontare, quindi a 25.450 ad M. Quindi quant'è? È 450 fratto 25.450 che fa 0,017682 cioè l'1,7682%. Oh, è chiaro? È chiaro, ecco che matematicamente perché I viene più grande, perché I piccolo, l'interesse unitario, 450 fratto
25.000, questo invece è 450 fratto un denominatore più grande, 25.450, ed ecco una spiegazione matematica del perché lo sconto unitario deve venire più piccolo dell'interesse unitario. Ma diciamo non è ancora chiaro il motivo finanziario e lo sarà chiaro in seguito. In seguito, ovvero con gli esercizi successivi. Vediamo infatti l'esercizio numero 3 che dice: sapendo che d di xy è uguale al 12%, ricavare le altre grandezze finanziarie, cioè dxy, interesse unitario, montante unitario e valore attuale unitario. Cominciamo a fare questa prima parte. Allora, dxy è uguale al 12%. Ricavare dxy. Allora, per ricavare i da d bisogna fare alcuni passaggi che abbiamo visto. Alcuni passaggi matematici che non ricordo se ho fatto nel video teorico. Comunque sia, si arriva al risultato che i dxy è uguale a d dxy meno d dxy meno, fratto 1 meno d dxy. Allora, 1 meno d dxy, che cos'è? Beh, 1 meno d dxy ha questo significato: se al tempo y ho 1 euro, di dxy è quanto mi tolgono da questo euro per avere x, per avere il capitale al tempo x, cioè per avere v di xy. Quindi v di xy è proprio uguale a 1 meno lo sconto che mi tolgo, cioè meno d di xy. Quindi questo è il significato di v. Quindi questo lo posso vedere come d di xy fratto v di xy. Ma d di xy fratto v di xy lo posso vedere come d di xy per 1 fratto v di xy. Matematicamente non cambia niente. 1 fratto v di xy lo posso vedere come r. Quindi questa la posso vedere come d di xy per r di xy. Quindi, che significato ha da un punto di vista finanziario vederla così? Vuol dire che lo sconto che l'interesse unitario è, vedete, un capitale per R significa calcolare il montante di quel capitale. Quindi xy corrisponde, diciamo, al montante di dxy. Se corrisponde al montante di dxy, evidentemente sarà più grande. Varrà anche il contrario, ovviamente, cioè che dxy sarà uguale a idxy fratto 1 più idxy, e facendo una serie di passaggi si arriva che questa cosa è uguale a idxy per v di xy. Cioè che lo sconto è uguale all'interesse unitario attualizzato, cioè il valore attuale dell'interesse unitario. Di conseguenza sarà un valore più piccolo. Quindi questo è un po' il significato, cioè se al tempo x ciò di xy capitalizzato al tempo y, cioè il montante di dxy e i dxy. Detto questo, facciamo i calcoli, quindi dxy 12%, dxy uguale a dxy fratto 1 meno dxy, facendo i calcoli viene 13, lo metto qua, dxy viene 13,636%. Esercizio poi mi chiede
R di XY e V di XY possiamo fare come abbiamo fatto prima. R lo possiamo ricavare da I, poi V lo ricaviamo da R, potremmo fare R di XY uguale a 1 più I di XY, se ci facciamo i calcoli. V lo possiamo ricavare come l'inverso di R. Oppure, ripeto, in base alla tabella che mette in relazione tutte le grandezze finanziarie tra di loro, potremmo anche trovare, diciamo, RV direttamente da D di XY. Questo è esattamente la stessa cosa. Sulle grandezze finanziarie mi fermerei così, anzi no, darei altre due formule importanti, quali? Allora, abbiamo visto che I di XY è uguale a I grande fratto P, una formula importantissima che quindi è la formula inversa, I uguale a P per I di XY, cioè l'interesse prodotto uguale al capitale iniziale per l'interesse unitario. Poi abbiamo visto che D di XY è uguale a D fratto M, e quindi anche in questo caso la formula inversa è che D uguale a M per D di XY. Quindi abbiamo detto che c'è una tabella che mette in relazione tutte le grandezze finanziarie tra di loro. Però le formule, diciamo, che hanno una maggiore sostanza da un punto di vista concettuale, finanziario, e che sono quelle che io ricorderei di più, allora sono queste. Che I grande, vabbè, è uguale a m-p. Le formule inverse, cioè che m è uguale a p più i, o p uguale a m-i, insomma, mi sembrano abbastanza offensive. O anche di grande è uguale a m-p. Poi abbiamo visto che R di XY è uguale a m fratto p. Abbiamo visto che m è uguale a p per R di XY. Abbiamo visto che V di XY è uguale a p fratto m, queste sono tutte formule importanti, ricordate. E quindi che P è uguale a M per V di XY. Poi abbiamo visto che R di XY è l'inverso di V, e quindi viceversa, che V di XY è l'inverso di R. Poi abbiamo visto che R di XY è uguale a 1 più l'interesse unitario di XY, che V di XY è uguale a 1 meno lo sconto unitario, anche qui le formule inverse, che I uguale a R-1 e che D è uguale a 1 meno V, sono abbastanza offensive da proporre. E poi direi che le altre formule importanti sono quelle che legano I a D e di I, quindi I di XY uguale a D di XY fratto 1 meno D di XY, e D di XY uguale a I di XY fratto 1 più I di XY. Queste appunto sono le formule che io imparerei. Va bene così.